Eccola la prima a uscire dal liceo scientifico Galilei di Pescara dopo aver consegnato il suo tema per la prima prova scritta della maturità. Scritti che tornano dopo 2 anni causa Covid. Clara è una degli 11.000 studenti abruzzesi alle prese con le diverse tracce che si aspettavano e sono arrivate. Verga, a 100 anni dalla morte, Pascoli in particolare, ma anche altri argomenti per i più considerati fattibili, come il potere della musica, il mondo dopo il Covid, in una frase del giurista Ferraioli, un discorso del Nobel Parisi, l'iperconnessione, i cambiamenti climatici, le leggi razziali e Liliana Segre, argomento quest'ultimo scelto proprio da Clara. Allora, ho scelto la traccia sulla Segre, sulle leggi razziali, quindi B1, che sarebbe un testo argomentativo, perché comunque mi sembrava quella un po' più interessante. Ma dimmi un po', si dice che insomma prima di uscire siano i più secchioni. No, non è vero, semplicemente sono veloce, sono sintetica, anzi, quindi non penso di. non so com'è andata. Gli altri tuoi compagni quali tracce hanno scelto? Vi siete confrontati tra di voi? Sì, abbiamo detto tutti alla professoressa la traccia scelta e quasi tutti hanno scelto la prima su Verga. Un po' su Verga, un po' su Pascoli. E c'è un sentimento che ora la contraddistingue. Beh, diciamo che, tra virgolette, anche un po' di malinconia, perché comunque ci siamo resi conto che sarebbe stata una delle ultime volte in cui saremmo tornati. Fortunatamente noi il quinto l'abbiamo vissuto abbastanza bene, siamo tornati a settembre, abbiamo fatto tutto l'anno. Emozione non solo per gli studenti ma anche per i docenti con il ritorno delle prove scritte per la maturità, come ci dice la preside dell'istituto Volta Francavilla Ortone, presidente della quinta commissione del liceo Galilei. Certo, infatti ho notato anche tra i docenti della commissione una certa emozione, tornare agli scritti. Quest'anno li ho visti anche un po' più emozionati, l'attesa di sapere le tracce. I ragazzi, naturalmente, essendoci gli scritti, hanno un po' più di ansia, però sono contenti di continuare a svolgere, insomma, l'esame di Stato come era in origine. Con una relativa normalità. Certo, una relativa normalità che quest'anno piano piano hanno già sperimentato, frequentando in presenza, e adesso si conclude anche con l'esame di Stato. Domani è la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. La prova sarà predisposta dai singoli istituti. È previsto infine il colloquio, che si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla commissione, un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto. Intanto Emanuele, reduce dallo scritto. Ho fatto la traccia di Pascoli, era un'analisi poetica e vi erano varie tracce, vi era l'analisi di Pascoli, poi quella di Verga e altre tracce che riguardavano il Covid, la sicurezza informatica. Quali sono state le tracce più gettonate? Verga e Pascoli sicuro. Ve l'aspettavate un po'? Sì, perché erano gli anni ricorrenti, il centenario, e decennario e così via, quindi sì. Cosa ti è rimasto di questa esperienza scolastica alla luce anche della pandemia? Tanti, tanti bei ricordi, nonostante gli ultimi 2 anni siano stati abbastanza pesanti. E bei ricordi con i compagni, belle sensazioni negli anni precedenti. Vuoi lanciare un messaggio agli 11.000 tuoi colleghi abruzzesi che stanno affrontando l'esame di maturità? Buona fortuna, in bocca al lupo, e rilassatevi perché è facile. È un grande esame, il primo esame della vita, però si deve fare e si deve affrontare con tranquillità.